Salve, ben ritrovati, ultimo appuntamento della settimana con l'altra campana. Ieri il municipio si è occupata di amministrative 2016, del voto che ci sarà in 10 comuni che rinnoveranno i loro consigli comunali rispettivi sindaci. Oggi cerchiamo di fare il punto della situazione anche a livello di partito e quindi di scenari che si aprono inevitabilmente anche alla luce di quello che sarà l'esito delle urne con Raffaele Di Mauro. Buon pomeriggio. Coordinatore provinciale di Forza Italia. Di Mauro, il momento è estremamente confusionario. Liquido, potremmo dire. Estremamente, come ieri nel corso della trasmissione è emersa, no? Tutta la difficoltà oggi di mantenere netta una divisione tra schieramenti che evidentemente non esistono più. Sembra non esistere più a livello nazionale e questa situazione si riverbera inevitabilmente anche nei territori, probabilmente cogliendo di sorpresa anche voi, perché io non credo che poi un dirigente di partito sia assolutamente indifferente di fronte anche ai compromessi che bisogna trovare, che si sono trovati nei comuni, e rispetto ai quali probabilmente non si sarebbe mai detto, insomma. Cioè, se qualcuno le avesse detto qualche mese fa, guarda che a Vieste andrai con il Partito Democratico e a Candela ci sarete tutti insieme su un'unica candidatura e da un'altra parte, eccetera, poi li scandagliamo, probabilmente le avrebbe detto siamo pazzi. Beh, c'è da fare una premessa fondamentale. La premessa da fare è che i comuni che vanno al voto nella nostra provincia sono 10, però 8 di questi 10 comuni sono sotto i 15.000 abitanti. Quindi diciamo che questo per la provincia di Foggia io non lo ritengo un vero e proprio test politico, anche perché il simbolo dei partiti comparirà veramente raramente, probabilmente compare a San Giovanni e a Torre Maggiore, che sono gli unici due comuni che superano i 15.000, ma in tutte le altre realtà sono altre le logiche che subentrano, che sono diverse dalle logiche ideologiche di partito, ma sono in molte situazioni logiche amicali o addirittura parentali, o comunque rapporti fra cittadini di piccoli comuni trovano poi un disegno comune per il bene del proprio paese. Ecco perché la situazione è un po' confusa. Però questa storia me la può raccontare su comuni come Alberona piuttosto che Casalnuovo. Però se prendiamo un comune come Vieste, dove è stata nitida fino a ieri la differenza tra un'opposizione ed una maggioranza, dove ci sono 6-2 mandati di Nobile, Forza Italia, ha tenuto lo scettro della situazione, perché? Cioè, voglio dire, è evidente quando si fa un comizio con il PD e con Forza Italia che qualcosa si è mischiato. Certo, questo disegna anche un po' il momento che stiamo vivendo di confusione, lo dicevi tu prima, a livello nazionale. Certo è che a Vieste, in particolar modo, quando tutta questa vicenda ha preso inizio, c'era un progetto civico ben preciso, cioè c'era una parte di amministratori che aveva amministrato, secondo me, bene Vieste negli ultimi 10 anni, che ha accettato di fare un percorso insieme ad amici del Partito Democratico che invece erano stati all'opposizione. Siccome il tratto principale lo davano i nostri amici di Forza Italia, quindi gli amministratori, non ci vedevamo qualcosa di estremamente scandaloso. Per voi, soprattutto per la leadership, Nel senso che comunque quando il candidato sindaco Nicola Rosiello è un assessore uscente di Forza Italia, è un uomo di Forza Italia, quindi che lo vogliono appoggiare piccoli frammenti del Partito Democratico, per noi non desta particolare scalpore, nel senso che comunque lo riteniamo un uomo di partito. Certo, non possiamo costringere a una condivisione totale, perché c'è un altro pezzo di Forza Italia, un'altra parte importante di Forza Italia che non ne ha condiviso questo movimento, che io ritorno a dire essere un movimento civico, perché Nicola Rosiello non ha chiesto a Forza Italia di essere autorizzato ad utilizzare il simbolo di Forza Italia affiancandolo a quello del PD. Ci ha comunicato che avrebbe iniziato un percorso di tipo civico. E siccome era a trazione azzurra, almeno nelle
come dire, nel progettuale... Dalle notizie che mi arrivano, su una lista di 16 persone, 10 sono, diciamo, di estrazione Forza Italia e 5-6 sono di estrazione... E quindi dico, siccome era trazione azzurra, probabilmente, diciamo, era una cosa rispetto alla quale non ci vedevate, come dice lei, nulla di strano. Quindi, oggi pare che si siano ribaltate le cose. Abbiamo però, pur non vedendoci nulla di strano in un progetto civico, attenzione, noi abbiamo commissariato il partito a Vieste, dando delle regole ben chiare, cioè la regola fondamentale era che non bisognava usare il simbolo di partito, perché un altro pezzo di Forza Italia aveva preferito fare un altro percorso insieme a Clemente, tra l'altro con l'avallo anche dei nostri eletti, con il consigliere regionale che ha deciso di seguire la linea di Clemente. Quindi non è naturale che quando però usciamo dall'alveo del civismo che ci era stato proposto, qualche problema si pone. Ora io dico, gli amici di Vieste hanno veramente la necessità di fare una campagna elettorale affiancandosi costantemente con esponenti del Partito Democratico? Punto interrogativo. Non si snatura così la natura civica che si era voluta dare facendo venire esponenti nazionali del PD? Io queste domande me le pongo e dico, forse bisogna stare attenti a non spostarsi un po' troppo a centro-sinistra a questo punto. Che cosa succede? Perché comunque le presenze continuano ad arrivare, quelle del Partito Democratico sì, quella di Forza Italia invece, giustamente, come Forza dice Italia, è stato anche molto duro prima di iniziare questa intervista. Ma perché era questo il nostro intento sin dall'inizio, cioè lasciare... Che cosa si rischia se si continua in questa maniera? Noi avevamo detto agli amici di Vieste che non avremmo interferito all'interno del loro percorso civico. Ora Forza Italia ha rispettato, diciamo, la parola data, mentre il PD non lo sta facendo, stanno continuando ad essere presenti sul territorio viestano. Questo naturalmente ci deve porre qualche interrogativo. Allora io spero che questi eventi abbiano un termine e che la campagna elettorale continui così come era iniziata, cioè sotto un aspetto puramente civico. Se no? E altrimenti Forza Italia dovrà prendere poi una posizione diversa. Si rischia anche questo in corsa. Il mio è ancora una volta un invito bonario. Senta, Di Mauro, c'è un'altra frangia appunto che usa il simbolo di Forza Italia, che è sostenuta da Gian Diego Gatta, e dove è andato a fare il comizio anche il sindaco di Foggia, Franco Landella. L'ha scaricata Landella in questa sfida su Vieste? Assolutamente no, perché noi avevamo deciso anche con l'onorevole Vitali che avremmo lasciato massima libertà sulla situazione Vieste ai nostri eletti. Gian Diego Gatta lo ha detto da subito che avrebbe sostenuto Clemente, ha trovato in un secondo momento anche l'appoggio di Franco Landella, non ci vedo assolutamente nulla di male. Sono due eletti, uno a fare il consigliere regionale, il vicepresidente del consiglio regionale, uno a fare il sindaco di Foggia, possono tranquillamente prendere le decisioni che ritengono più opportune in questa posizione del partito, ovvero disinteressata con il simbolo e con la dirigenza provinciale. Questo è già fair play, naturalmente, alla vigilia del voto non può essere diversamente. Poi c'è un altro caso, insomma, che fa discutere, quello di Candela, dove c'è sta soltanto un candidato sindaco, Nicola Gatta, che non sappiamo perché non è voluto, aveva partecipato al municipio sicuramente per impegni. Anche lì, insomma, si è fatto questo... Su Candela io penso che sia però un riconoscimento alla buona amministrazione targata Gatta e targata centrodestra, perché Nicola Gatta è stato eletto 5 anni fa con il centrodestra, è stato candidato alla provincia di Foggia con Forza Italia. È il comune più azzurro praticamente. Eh sì, è il comune più azzurro perché praticamente non ci sono rivali. Però l'ha rivendicata anche il PD questa candidatura. Ma penso che fosse un comunicato stampa del tutto simbolico, assolutamente sì, anche perché poi... Senza voler entrare nel merito delle polemiche all'interno del Partito Democratico, ma ci sono stati anche degli sviluppi con Elena Gentile, diciamo, che ha detto cose diverse da Raffaele Piemontese, ma ripeto, senza volermi addentrare nelle polemiche che non sono di casa mia, posso sicuramente dire che Nicola Gatta è stato un buon sindaco, l'amministrazione di centrodestra ha saputo governare Candela facendola diventare un polo attrattivo del subappennino per tutta la provincia di Foggia. Sicuramente il riconoscimento al lavoro che è stato fatto, però... Capisce bene che quando si va poi a parlare agli elettori, insomma,
ci si chiede. Beh, però non possiamo certo dare la colpa a Nicola Gatta, di questo. Anzi, a lui vanno i meriti. Io mi resi conto. È il nostro unico sindaco azzurro a questo punto, visto che Forza Italia. L'abbiamo detto, Candela è il comune più azzurro della provincia di Foggia. Anche perché Forza Italia ha avuto questa difficoltà, e non solo Forza Italia, di trovare candidati sindaci che fossero proprio di marca Forza Italia. Ma cioè, noi non questa, ce ne sono. Sì, però questa volta abbiamo fatto più un discorso di coalizione, abbiamo cercato di fare un discorso molto più allargato. Penso per esempio al caso San Giovanni Rotondo. Noi non ci siamo arroccati su una posizione singola, sul nostro candidato a tutti i costi, ma abbiamo ragionato. Non abbiamo scaricato il sindaco che era di Forza. Non abbiamo scaricato il sindaco, noi abbiamo effettuato un ragionamento con il sindaco che era quello prospettico di tornare a governare per altri 5 anni San Giovanni Rotondo. Quando ci siamo resi conto che la maggior parte della coalizione, che era stata la maggioranza di Pompilio, non avrebbe seguito questa ricandidatura, abbiamo ritenuto di non arroccarci sul nome del singolo uomo, ma di fare un ragionamento di squadra. E quindi questo ragionamento di squadra ha visto la candidatura di Cascavilla molto più condivisa, tanto è vero che abbiamo 6 liste in appoggio a Cascavilla. Mangiacotti, eccetera. Però non c'è il Partito Democratico, attenzione. L'operazione su Cascavilla io la definisco molto più simile a quella di Roma su Marchini. Noi abbiamo Conservatori Riformisti, abbiamo l'UDC, abbiamo Forza Italia, quindi abbiamo un centro alla romana, tra virgolette. Quindi San Giovanni Rotondo è la Roma. È la Roma della provincia di Foggia. Solo che lì, come dire, Forza Italia si è accodata, anche qui vi siete accodati? No, non ci siamo accodati, qui lo abbiamo realizzato insieme. Questa è naturale che Forza Italia poteva effettuare anche altri tipi di ragionamenti. Abbiamo voluto ragionare con Cascavilla perché lo riteniamo la persona giusta per fare il sindaco a San Giovanni Rotondo. E poi c'avete questa scheggia impazzita che a un certo punto a San Marco in Lamis si pare che si sia candidato in 2 liste, un consigliere comunale di Forza Italia, se ricordo bene il nome, Matteo Ianzano. Angelo Ianzano. Angelo Ianzano, consigliere comunale di Forza Italia per 5 anni al comune di San Marco, a un certo punto. L'ultimo giorno, io non le pensavo di averle viste tutte, non le ho viste tutte, mi mancava questa, e quindi praticamente l'ultimo giorno ha deciso di entrare in lista con colui che ha vinto le primarie del Partito Democratico, con Merla. E quindi io ritengo che Angelo Ianzano a questo punto, un po' lui con una mano, come si dice, e noi con due, sia fuori da Forza Italia, assolutamente. Espulso. Non ci sono altri termini. Gli auguriamo naturalmente una buona campagna elettorale. Non lo so se diventerà consigliere comunale. Qualora diventasse consigliere comunale, non sarebbe comunque un consigliere di Forza Italia. Senta Di Mauro, come si fa ad utilizzare poi il pugno di ferro, no? In alcune situazioni che pure naturalmente sono eclatanti, e non si sarebbe dirigenti di partito, cioè non esisterebbe un partito se poi non ci fossero anche questi provvedimenti, però in un tal scenario liquido. Ma non si tratta di usare il pugno di ferro, qui si tratta di rispettare le regole minime dell'educazione politica, cioè stiamo parlando praticamente dell'ABC. Esistono ancora, Di Mauro. Ma allora, indubbiamente cioè, i partiti. Io non guardo solo alla provincia di Foggia, perché poi voi siete il prodotto di quello che accade, a livello nazionale. In uno scenario più ampio. E soprattutto. Cioè, anche come si fa, per esempio, a contestare il governo Renzi con Verdini, tipo un Vitali, se poi noi a Vieste replichiamo, no, in salsa nostrana, come si fa ad espellere un perché ci sono le regole della buona politica se poi si consumano altre questioni in altri centri? Cioè il momento è così? Ma il momento come abbiamo detto è liquido, nel senso che c'è comunque un movimento costante nelle cose, ed è soprattutto un problema che non riguarda solo un partito ma tutti i partiti, non riguarda solo la provincia di Foggia come giustamente sottolineavi, ma un po' lo scenario nazionale. Penso che siano gli effetti un po' di questa entrata forse nella Terza Repubblica, questo renzismo che sta confondendo un po' le acque con una politica un po' ambigua, ecco, direi così. Però non possiamo assolutamente soprassedere sul minimo del bon ton, del minimo delle regole, dicevo, della buona educazione della politica. Cioè non si può la sera dare la parola ad un partito e la mattina andare in un altro partito, perché altrimenti veramente usciremmo fuori da ogni criterio minimo. E che cosa distingue oggi il centrodestra dal centrosinistra a questo punto? Questa è una domanda molto molto intelligente, perché è la domanda che io mi pongo tutti i giorni. Cioè nel senso, io vedo una distinzione netta
in quelli che sono i valori fondamentali. Allora ci sono alcuni temi etici e valoriali che ci distinguono anni luce dal centro-sinistra. Penso alla difesa della vita, penso alla difesa della famiglia tradizionale, cose che ci siamo raccontati anche spesso nelle trasmissioni qui a Teleblu. Però certamente oggi abbiamo una confusione, soprattutto nell'elettorato, che fa paura. Cioè Renzi è riuscito, con il suo modo di far politica molto berlusconiano, a confondere così tanto le acque che l'elettore vuole capire, e queste amministrative forse ci daranno il primo input, e il referendum di ottobre ce ne darà l'altra metà, per capire veramente come ci dobbiamo riorganizzare, tutti i partiti, nessuno escluso. Hai detto molto berlusconiano, con un'accezione dispregiativa? No, assolutamente, assolutamente, perché altrimenti non darei atto a Renzi di confondere l'elettorato, che invece è un elettorato azzurro, quindi è in senso positivo in alcuni aspetti, mentre poi c'è l'altra faccia del berlusconismo, il renzismo, che invece definisco molto negativo. Andiamo, io concordo sul fatto che comunque ci saranno degli appuntamenti fondamentali rispetto ai quali naturalmente bisognerà ricomporre un pochettino la geografia, che probabilmente non sarà neanche più quella a grandi linee, no? Alla quale si è stati abituati. Andiamo io penso per esempio al centrodestra. Noi dovremo sicuramente capire se questo centrodestra, come oggi lo conosciamo, esisterà ancora dopo il 6 giugno. Cioè Meloni, Salvini e Berlusconi possono ancora coesistere, oppure Berlusconi, l'esperimento romano, lo fa per mettere alla prova un centrodestra completamente nuovo che preveda, diciamo, le esclusioni degli estremismi? Questa per esempio è una domanda che le elezioni potranno dare una risposta. Andiamo un attimo al comune di Foggia. C'è stata la cronaca degli assenteisti di Mauro. Ora è arrivata ci hanno notiziato, insomma, che lunedì ci sarà una conferenza stampa sulla riorganizzazione dell'ente. Vedremo se quali saranno gli interventi che si sono immaginati. È una bella botta. È una bella botta, è sicuramente un evento che ha portato Foggia ad essere protagonista ancora una volta delle cronache nazionali. Io penso che quello che è avvenuto al settore Annona debba essere di monito anche per il futuro, quindi comunque penso che l'amministrazione oggi debba prendere dei provvedimenti seri nei confronti dei dipendenti che purtroppo le immagini inequivocabilmente ci hanno dimostrato, diciamo, essere comunque manchevoli di qualche attenzione, almeno questo lo possiamo dire. Però d'altra parte io non vorrei che poi questi eventi facessero di tutt'erba un fascio, perché io sono sicuro che come ci sono 13, 14, 20 persone che hanno, diciamo, questi comportamenti scorretti nei confronti dell'amministrazione e della cittadinanza tutta, si possa generalizzare e pensare che tutti i dipendenti del comune agiscano nella stessa maniera. Ci sono delle ottime professionalità che invece devono essere comunque valorizzate e rispettate sempre. Immagina che questa vicenda debba costituire anche un momento di cesura rispetto al percorso fin qui fatto dall'amministrazione, e magari utilizzare questa compromissione dell'immagine attraverso anche una ripartenza politica dell'esecutivo, un tagliando, qualcosa che dia l'idea sostengo, di una macchina che riparte. A parte tagliandi o verifiche che potrebbero anche non essere all'ordine del giorno, io sostengo che bisogna decidere se si vuole fare in questa città ordinaria amministrazione, un'amministrazione di un comune che fino a questo punto io ritengo sia stata fatta anche bene. Abbiamo visto di nuovo uno slancio culturale in questa città, abbiamo visto comunque delle strade, ecco, per dirci proprio gli argomenti più spiccioli, strade rimesse a nuovo, il verde pubblico curato, quindi comunque l'amministrazione è un'amministrazione che sta facendo bene. Però ora è arrivato, secondo me, anche il momento di programmare il futuro, per lanciare Foggia un po' nel nuovo decennio, per guardare già al 2020. E secondo me qui l'amministrazione dovrebbe decidere se continuare a farlo in queste condizioni, perché ci sono alcuni atti che possono essere presi anche con 15 consiglieri comunali e mezzo, ma ci sono altri atti invece che sono quelli della programmazione per una città, che invece devono essere presi da una maggioranza forte, non solo numericamente, ma anche politicamente. Allora ritengo che ricoinvolgere tutte quelle forze che hanno consentito al centrodestra di tornare a governare Foggia nel 2014 potrebbe essere la strada più giusta. E questo potrebbe dover passare attraverso un rimpasto, però. Ma questo secondo me non è fondamentale.
un rimpasto, perché, anche perché la squadra assessorile secondo me sta lavorando bene, quindi non è il singolo assessore che fa la differenza, è la mentalità che bisogna recuperare, una mentalità di coesione, di recuperare tutte quelle forze che sono state in campo e che possono sicuramente essere solamente di rinforzo all'amministrazione. Si parla di un riavvicinamento di Mainiero anche. Penso a Mainiero, penso agli amici dei conservatori riformisti. Io mi auguro che questa sia la linea che nel prossimo futuro, nell'immediato prossimo futuro, possa prendere il Comune di Foggia. Va bene, anche perché insomma è rimasto tra i pochi ad essere proprio di marca Forza Italia, insomma diamogli un tratto distintivo, no? Vero, eh? Allora, va bene, abbiamo cercato di fare un po' la panoramica, abbiamo fatto un'espulsione, abbiamo avvertito il candidato di Vieste e ci siamo detti insomma che il momento è quello che è ed è di profondo, non dico imbarazzo, ma di attenzione, anche di concentrazione da parte dei dirigenti locali che devono riuscire a capire anche loro che cosa accadrà. Grazie Raffaele. Grazie Di Mauro. A voi per l'invito. Come sempre, come dire, quando gli arriva la telefonata è sempre disponibile, sempre disponibile a parlare, non c'è mai stato un diniego e questo insomma ci mette sempre la faccia. Grazie ancora. Grazie a voi. A voi tutti, ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.